ricordati la fine di mio zio per poterla tramandare ai posteri con maggiore esattezza. Egli era a Miseno, comandava la flotta. Il nono giorno prima delle calende di settembre, verso l'ora settima, mia madre lo avverte che si scorge una nube insolita per forma e vastità. Egli chiese le calzature, salì in un luogo dal quale si poteva vedere bene quel fenomeno. Una nube si stava formando, il cui aspetto e la cui forma nessun albero avrebbe meglio espressi di un pino, giacché protesasi verso l'alto come un altissimo tronco, si allargava poi a guisa di rami, protargava pigramente, a tratti bianca, a tratti sporca e chiazzata, a cagione del terriccio o della cenere che trasportava. Frattanto dal Vesuvio, per ampio spazio, risplendevano larghe strisce di fuoco e altissime vampe di incendio, di cui l'oscurità notturna faceva risaltare il bagliore. A causa delle frequenti e forti scosse, le case vacillavano, quasi sradicate dalle loro sedi, oscillavano di qua e di là e ritornavano in sesto. All'aperto c'era il pericolo della caduta di pollici, anche se leggere e cavose. Altrove era già chiaro, e là una notte più spessa e oscura di tutte le notti.